non lo senti. O ti assicuro, un giallo rosso è per sempre. Tu passi dal mare, domenica sarà, nel segno del legge che vincerà. C'è un cuore che batte, ma nessuno lo sente. Io ti assicuro, giallo rosso per sempre. Ma tu passi dal mare, ti puoi esplorare, quando il legge in campo scenderà. Vola le celle, sei nel cuore di chi crede solo a te. Quando non ci sei, ricordati di noi, nel bene e nel male noi con noi. Vola le celle, sei nel cuore di chi crede solo a te. Quando non ci sei, ricordati di noi, nel bene e nel male noi con noi. Giallo rosso è per me anche per te, forza leggere, leggere. Vola, vola leggere, sei nel cuore di chi crede solo a te. Quando non ci sei, ricordati di noi, nel bene e nel male vuoi con voi. Sei grande legge, il mio grande legge, forza leggere di vincere per noi. Ovunque tu sarai, con te saremo noi, nel bene e nel male vuoi con noi. Sei grande legge, oh mio grande legge, forza legge devi vincere per noi. Ovunque tu sarai, con te saremo noi, col cuore giallo rosso ovunque andrai. Forza Rossi, forza Rossi, forza Rossi, noi per sempre con voi. Forza Rossi, forza Rossi, forza Rossi, noi per sempre con voi. Forza Rossi, forza Rossi, forza Rossi, noi per sempre con voi. Forza Rossi, forza Rossi, forza Rossi, noi per sempre con voi. Grande legge, forza legge devi vincere per noi.
Eccoci qui. Vedi che siamo in onda, eh? Mi dicono che siamo in onda. Se il regista non mi fa il segnale col pollice alto, io non inizio. Ma lui ha fatto così. Ah, così, vai. Salve! Allora, io devo dire, molti di voi, io credo, tra coloro che con spirito francescano o da Madre Teresa di Calcutta ci seguono in queste trasmissioni, forse non sanno che il Lecce è stato, ha vinto il campionato ed è stato promosso in Serie A. E non capisco neanche perché noi dobbiamo essere puniti per una cosa del genere. Infatti ci hanno, a Lecce dice, consentato. Questo che forse sarebbe meglio in Sardegna anziché venire qua. E poi il peggio del peggio, il vicepresidente Corrado Liguori. Come sono andato, Corrado? Molto bene, oggi molto bene, dai, voglio vedere che critiche fai oggi, voglio sentirle. Oggi pareggio, 0-0. Voglio vedere le critiche, oggi voglio sentire le critiche in diretta. Abbiamo però il piacere e l'onore di avere Pierpaolo Sergio. Ciao Gavino. E Giovanni De Leonardi. Buonasera a tutti. Non c'è nessun altro che Conti, perché Mauro Fantane è un appendice a questo. È affaccendato. È un appendice a questo altro programma. Mi è preso dall'Arlecchino che è andato in giro. La notizia bellissima me l'ha data Mauro ora, dicendomi che la Salernitana è salva. A noi non ce ne frega niente. Invece a te, a me interessa molto. Quindi quest'anno ha fatto l'on play. Scusa Giovanni, non facciamo tutto questo. Non facciamo. La verità è che Mauro Pantani per venire qua stasera ha detto vi porto un pochino di champagne e di spumante. Ecco qua, un pochino, una bottiglia. Siamo già in sé. Finita, champagne. Però leggi che come si chiama quella bottiglia? Mauro non mi provoca, questa è gazzosa. Leggi come si chiama in, va bene, vai, leggi come si chiama Magici Istanti. Allora abbiamo Mauro Vigorito corre Liguori, Corrado, ti devo chiamare Corrado, io ti chiamavo Corrado, mi chiami Corrado, adesso corriamo, quindi ma c'è sta di mezzo, siccome con Corrado abbiamo fatto la terza guerra punica assieme, allora con Mauro anche la quarta. Ce ne andiamo, non è più un programma serio. Io credo che bisogna l'anno prossimo, Giovanni, Corrado, eliminiamo dalla trasmissione Gavino. Fallo tacere nell'interesse di quei francescani che ci seguono con tanta pazienza. E allora, annata strepitosa, questo lo posso dire. Strepitosissima. Per me è un'annata strepitosa. Anche se, devo dire, perché io ci devo mettere sempre un pochino di peperoncino, poteva anche essere trionfale se questo non si fosse sognato. Di farsi cacciar via. Scherzando. Ma ne ha parate tantissime. Nella sostanza, se no non starebbe qua stasera, no? Starebbe a pulire Ricci vicino a qua. Uno dei dico pilastri. Che poteva essere trionfale senza che nessuno si arrabbi, perché l'escursus di questo campionato ci ricorda che abbiamo buttato via banalmente dei punti importanti. Saremmo stati promossi con 2 o 3 giorni d'anticipo, ma la sostanza è che il Lecce è in Serie A. Mauro, questo campionato, prima del presidente, parla tu perché poi lui ti toglierà la parola e non te la restituirà proprio. Che campionato? Questo è un campionato che sulla falsariga dell'anno passato ha trovato una collocazione giusta, parlo dell'allenatore, rispetto ai suoi giocatori. La fisionomia della squadra è cambiata improvvisamente, pur giocando non male anche le prime partite. Perso la decima di campionato, l'ho detto in tante occasioni, l'allenatore ha capito che questa squadra aveva bisogno di giocare perché la difesa è una difesa che se pressata dentro la propria area di rigore è una difesa che subisce i gol, questa è la verità, perché non abbiamo marcatori. Allora ha rinforzato le fasce laterali, ha rinforzato le fasce laterali e ha dato consistenza a un centrocampo giocando con 4 centrocampisti e una mezza punta che si alternava tra Falco e Mancoso, 2 giocatori dal talento veramente notevole per giocare in Serie B, e poi c'è stato quell'annata, no, chiudo, c'è stato quell'annata straordinaria di Andrea, perché la Mantia quest'anno credo che abbia giocato il più bel campionato della sua vita, e mi chiedo
qual è il motivo per cui ha giocato così bene, visto che in passato io ha giocato anche nel quadro dove ho giocato io, per esempio ha giocato a Cosenza, vabbè, giocato in epoche nell'Entella, lo so, in epoche diverse, però di lui avevo avuto buoni, però mi dicevano fa pochi gol, è un ragazzo che dà tanto e tecnicamente, invece questo quest'anno è stato grandioso. Continua Mauro, non no, finisco il mai. Discorso dicendo che l'allenatore quando ha trovato questa fisionomia di squadra non l'ha lasciata più. E questo è stato il vero motivo per cui non siamo andati. Anche, e anche aggiungo, non perché qua, che lui è stato a eccezione di Cremona, è stato un portiere straordinario. Senti Mauro, scusate che ma avevo avuto, o ti sparo il tavolo. Avevo avuto già notizie rassicuranti su di lui. Da un amico mio che adesso era il direttore generale del Benevento e lui sa lascia chi, però, ma chi è il Benevento. Abbiamo solamente 3 ore di trasmissione. Allora, Corrado, io ho fatto la premessa un'annata strepitosa. Per me è stata strepitosa perché partire avendo come primo obiettivo quello di conquistare una sana e robusta salvezza e poi arrivare alla promozione. Non ci sono termini diversi. Sono un'annata strepitosa è perché noi, come giustamente detto, siamo partiti per una salvezza. Io ho sempre utilizzato il termine salvezza da legge, quindi dignitosa. L'idea era quella di non soffrire e di non far soffrire la nostra gente. Di rimanere sempre a galla. Esatto, fare in modo che non ci mischiassimo mai con quelle brutte zone, cosa che in realtà è stata, no? Perché comunque noi nella zona play-out non siamo stati praticamente noi. È chiaro che voi state facendo, ecco, volevo esprimere un paio di concetti relativamente a quello se che si prende tu, un'ora Mauro, 2 ore no, tu no, ma veloce di vado, io sono molto rapido rispetto a quello che hai detto tu, credo che il fatto di poter chiudere 3 domeniche prima, insomma non mi trovi d'accordo, nel senso che questo è stato un campionato talmente equilibrato dove si sono susseguite tutta una serie di fattori per i quali alcune volte ovviamente siamo stati un po', per esempio la vittoria di Perugia, anche se meritata, voglio dire, è stata una vittoria rocambolesca. Se Verre faceva gol, oppure se Torre Grossa avesse fatto gol prima che facesse gol Tabanelli, quindi diciamo poteva succedere che la chiudevi prima, poteva succedere anche che non la chiudevi proprio. Quindi, Corri, tu sai che io mi riferivo ai 2 punti persi a Benevento nella prima giornata. Lo so. Se vinci 3-0, se vinci 3-0, ti chiami Manchester United. Allora, e fai 4-3. Sai perché dico questo? Non perché lo hai detto tu, perché siccome l'ho sentito più volte il tema di Benevento, il tema di Pescara, se non rimanevamo. No, Pescara non lo metto, io metto la Salernitana. Pescara se non fossimo rimasti. Ce li hanno rubati. Certo, a Brescia stessa cosa deve essere espulsata. Però devo dire in maniera onesta che ci sono state altre partite magari dove abbiamo recuperato più punti rispetto a con Mauro, che a cui voglio un bene dell'anima perché è stato l'unico a capire veramente che potevo diventare un grande tennista. No, mi ha detto tutto, ma ha detto che avevi un dritto io straordinario. Io ho telefonato a Federer e mi ha detto guarda, io non smetto mai di ringraziare la Madonna che ha fatto nascere. Allora, Corrado, rapidamente ti dico chi era lui a tennis. Te lo dico rapido. Allora lui era un tennista che aveva un braccio straordinario, ma non ha mai curato la parte calda. Se avesse conosciuto me 10 anni prima, lui sarebbe stato uno tra i primi 10 tennisti italiani e forse anche meglio. Capito? Mi fai parlare con Mauro? No, poi parlo. Mauro, un attimo ragionamento. Giusto per uscire, no, per favore. No, fammi rispondere, perché lui è convinto che... Scusa, un attimo, la al regista, gli possiamo far fare una puntata a loro due, basta. Magari al tennis club, così giocano a palle. Allora Mauro, tu sai quanto ti stimo e quanto so che sei di calcio, no? A differenza di me che sto appena cominciando a masticare un po'. Allora, io credo che la svolta non è stata il fatto dell'atteggiamento difensivo e offensivo. Io credo che questa squadra, perché questo Mauro tu lo sai meglio e siccome sei onesto intellettualmente penso che sia scontato, questa è una squadra che noi abbiamo completamente rivoluzionato rispetto all'anno scorso. Quel discorso del quale parli, io lo riferisco invece a una questione proprio di amalgama, cioè questa squadra per trovare i giusti equilibri inevitabilmente doveva passare il tempo, perché della formazione che ha giocato
la maggior parte delle volte titolare, 9 undicesimi è un giocatore che Corrado, iniziano scusa, a giocare. Corrado, scusami se ti interrompo, ma quindi tu per me la variabile no, ma c'è molta verità. No, ma abbi pazienza, scusa. Finisco. Abbi pazienza, non mi mangiate gli argomenti che sono in programma. Rimanete sul tema. Mauro, adesso noi giriamo la testa. Tu svolgi un ruolo nel calcio, il portiere, che è un ruolo, secondo me, scalognato, perché è in grado, è in grado, come ruolo è in grado. Quando un centravanti, una punta, segna un gol, lo sommergo, le bacio, qualcuno tenta pure di sodomizzarlo, non si sa, insomma, sono cose che capitano. Quando invece un portiere fa il paratone che vale un gol, non succede niente. No, lo abbracciano pure. Dai. Sì, va bene, va bene. Gli fanno così. Dopo, dopo le canzoni sulla mantina, eccetera. Gli fanno attenti pure. Gli fanno così. Gli fanno così e gli dicono stasera paghi da bere. Ma te hai giocato a pallone, capito? No, sai benissimo che ti ringrazia dopo, quando si entra negli spogliatoi. Capito? Ti posso chiedere la cortesia di farci andare? È un ruolo fondamentale. Tu non trovi che questo sia un ruolo ingrato? Tu come hai iniziato? Com'è che ti è venuta voglia di fare il portiere? Purtroppo mi è venuta voglia perché la piccolina era asmatico e la mamma si preoccupava perché quando giocavo in campo... Asmatico, spieghiamolo, è un paesino vicino al Macomer. E allora disse all'allenatore di mettermi in porta perché... così avevo meno possibilità di avere delle crisi. No, diciamola com'è. Quando giocavamo e non c'era le porte, si diceva chi è che va in porta? Esatto, il più somaro. Il più fesso. E come è iniziato? Dove è iniziato? A Macomer. A Macomer, in Sardegna, un bel paesino della Barbagia praticamente. E dopo, sì, sul margine, ma siamo lì. E dopo... Dillo forte, sul margine. Sì, capoluogo del margine. Capoluogo del margine. E dopo ho avuto la fortuna della Arcadia, in un settore giovanile organizzato, l'unico forse in Sardegna all'altezza di poterti preparare in un certo modo, e da lì ho avuto la fortuna di esordire subito in A da giovane, ho fatto due partite. Poi ti chiederò come mai sei passato tante volte dal Cagliari e non ci sei rimasto mai. Allora Giovanni, questo campionato è finito. Davvero? Già. Mettiamo la parola fine a questo campionato. Quindi cala il sipario, già... Giovanni, però secondo me si alza il sipario, non è che cala solamente. Ah sì, peraltro poi adesso con questa invenzione dei play-off e dei play-out, diciamo che il campionato ha il suo seguito, non vi distraete per favore, non vi distraete. Perché qui l'abbiamo detto che siamo alla MUF, non l'abbiamo detto, però. Ma sì, si vedeva, no? Sì. Guarda il fisico asciutto di Corrado Miguel. Va bene, no, niente. Questo campionato è finito come meglio non poteva finire, ma che questo Lecce fosse una squadra competitiva si era visto già dalla prima giornata, diciamo, già dalla gara di Benevento alla prima di campionato si era visto che questo Lecce poteva recitare un ruolo da protagonista. Aveva le stimmate. E quindi così è stato, nonostante quella partita di Benevento che tu ricordi sempre e che il vicepresidente invece non apprezza, però comunque. Ma quello è il caso, quello fuori? Buon quella fatto, di Benevento, la prima. Cioè già da lì dico io, si era già vista l'impronta. Pensa che Ancelotti? Quando vinceva 3-0 ad Atene, mi pare ad Istanbul contro il Manchester United, riuscì a prenderne 5, fu massacrato per 6 mesi contro il Liverpool. Vabbè, ma era una finale di Champions, però dai, però. Pierpaolo. Corrado ha accennato la cosa, io vorrei che si entrasse più a fondo. Sono stati decisivi sotto molti aspetti gli innesti invernali. Com'è? Lì c'è stato lo scambio di passo, si è alzata l'asticella, come abbiamo detto e scritto tante volte. Era il momento in cui la società ha capito che si poteva puntare in alto e si è fatto di tutto per dare a Liverani quella pedina in particolare che lui cercava, il famoso trequartista che non è arrivato, però con Mancoso piazzato lì ci si è potuti concentrare sull'operazione Taxidis, arrivato come oggetto misterioso. Tutti erano spaventati, chi è, da dove viene, 6 mesi di inattività. E invece Taxidis si è dimostrato quel calciatore che realmente ha preso per mano il Lecce e lo ha portato su un altro. E con lui anche Maier ha dato un con lui anche Maier abbiamo dovuto purtroppo registrare l'incidente di Scavone, era appena chiuso il calciomercato e si è attinto alla lista degli svincolati. Ma è stato un grande arrivo perché Maier ha dato
numeri a Liverani in quel momento a centrocampo, quando mancavano altri elementi per infortunio, appunto come Scavone o per situazioni che andavano oltre. Sono d'accordo in pieno, però Giovanni, decisivi gli innesti invernali. Assolutamente. A mio parere però altrettanto decisive sono state le decisioni umane di Mancoso e Lucioni, che hanno rinunciato probabilmente ad un portafoglio più ricco pur di rimanere qui a Lecce. Così assolutamente, beh sì, è chiaro che Mancoso, soprattutto Mancoso, perché Mancoso era corteggiato dal Cagliari, che è diciamo la squadra della sua città. E quella che quindi... non ha voluto. Quindi Lucioni pure aveva un diciamo aveva mercato a Sassuolo, qui insomma ha rinunciato anche lui al palcoscenico della Serie A. Quindi dobbiamo dare atto che questi due grandi professionisti hanno dimostrato un attaccamento alla maglia non da poco. Senti, ci hanno scritto per farti questa domanda. Io ho un po' paura a farla. Se tu dovessi scegliere tra secondo portiere alla Juve o al Milan all'Inter, o titolare con il Lecce, che naturalmente parte in Serie A con un obbligo che è quello che era l'obbligo iniziale nel campionato passato e poi abbiamo visto con Pino, tu cosa sceglieri? Perché la scelta è anche tra un portafoglio ricco e un portafoglio meno ricco. Sempre ricco, ma meno ricco. Questo è difficile, nel senso comunque si parla di quel top. Però il fatto di aver conquistato una cosa sul campo penso che sia molto più gratificante che magari poi andare a fare un ruolo secondario. È un po' la scelta che ho fatto quest'anno per venire a Lecce, perché comunque della Serie A l'avevo conquistata sul campo anche l'anno scorso a Frosinone, e quando poi per questione di scelte, di cambi, insomma di contratti, tante cose, mi si profilava magari un ruolo un po' più secondario, comunque derivato meno dagli aspetti del campo, sono stato ben felice di venire qua a Lecce e sposare un progetto che comunque prevedeva magari in più anni di arrivare a questo obiettivo, però comunque una cosa seria dove mi sentivo protagonista e dove potevo esprimermi al meglio, quindi è un po' questa la scelta che ho fatto quest'anno. Una promozione o una recessione? Tu sei nato a Macomer. Sì. I tuoi genitori stavano già a Macomer. Mia mamma è nata a Cagliari, mio padre è della Basilicata, però mia mamma lavorava, viveva a Macomer con mia nonna, avevano un negozio lì e mio papà faceva il poliziotto lì e si sono conosciuti, sono sposati e quindi vivono là. E quindi non è che tu sei voluto nascere a Macomer? No, no. Volevi fare il servizio militare? No, finito, la caserma lì. Finito. Comunque per voi Sardi, mi scrive un certo Luca De Leonardis, dice che la Torres si è salvata in extremis con una vittoria sul Castiadas. Condannando quest'ultima alla retrocessione. Castiadas è un borgo a 15 km da Cagliari. Sì, tutti sanno che Cagliari è la parte peggiore della Sardegna. No. Infatti c'è nato Mancoso, figurarsi. No, Castiadas è una borgata, che cosa? Sì, è un paesino, però... 6.000 abitanti, la Torres sono 120.000 abitanti. Io ti favo Castiadas. Ah, tu ti favi Castiadas. E io... Mauro, mi prendi la leppa che c'ho nel taschino lì, nella parcheggio fra la terza e la quarta corsa. Ci scrive Lorenzo Selce dalla Germania, Alberto Tricarico dalla Repubblica Dominicana e Sergio Greco da Torino. Questo per dire che stasera quelli di Torino li salutiamo. No, ma è tifoso del Torino però. Ah, sì, tifoso del Torino, sì, presente. Iniziano a seguirci. Quindi ci stanno seguendo un po' da tutto il mondo, questa sera. Grazie alla diretta Facebook, grazie. Allora, io voglio parlare un pochino con Mauro Vigorito. Mi pare giusto. 1,86, 1,87. 88, dai. No, 88, dai. Sì, no, gli togliere 2 centimetri. No, vorrei sapere, ma com'è che non si usano più i portieri bassi in porta? Una volta c'erano quelli bassi, sentimenti quarto, Vavassori, erano piccoletti. Poi è arricchiato quello del Milan, Rossi, che era 1,95. Perché? Forse col calcio comunque è un po' cambiato, è diventato ancora uno sport dove la prestanza fisica è la prima cosa che viene guardata, soprattutto in un giovane, quindi di conseguenza un giovane che già viene scelto in base alle caratteristiche fisiche, dopo è normale che siano tutti così e dopo ci si lavora sulle qualità tecniche. Corrado, a gennaio, cioè il mercato invernale, come avete deciso di prendere quel che avete preso?
chi vi ha sollecitato? L'allenatore? No, cioè, diciamo, ho seguito con attenzione quello che ha detto Pierpaolo. Quindi, allora, io attribuisco al mercato di gennaio un elemento importante, ma sicuramente l'elemento importante. Non decisivo. Perché? Perché, come l'ho detto prima, intanto da agosto, anzi da luglio al ritiro, a gennaio questa squadra ha raggiunto un'amalgama e un equilibrio superiore. A gennaio la scelta è ricaduta prima a gennaio su Taxidis e Tuminello, poi subito dopo, quando c'è stato l'infortunio di Manuel, su Meyer, che sono dei giocatori che avevano esattamente le caratteristiche di altre scelte fatte a luglio. Cioè, non è che il Taxidis era l'unico che non giocava da 6 mesi, o Meyer la stessa cosa. Vi ricordo che Lucioni era fermo da un anno, che Falco per infortunio aveva fatto 3 partite a Perugia in 7 mesi, che Palombi aveva fatto 3 partite a Salerno e poi è tornato alla Lazio. Quindi l'impostazione che ha dato sapientemente il direttore sportivo e avallata poi dal tecnico e dalla proprietà, devo dire che c'è stata una grandissima sinergia da questo punto di vista fra tutti quanti i componenti, è stata esattamente la stessa. Cioè, noi per poter cercare di fare delle scommesse e vincerle dovevamo necessariamente andare non a comprare giocatori tipo il Melchiorri da 1 milione l'anno piuttosto che Bill, cioè dovevamo andare a prendere i giocatori che per una motivazione o per un'altra non si fossero espressi al meglio per condizioni fisiche, per condizioni ambientali, circostanze, e che avessero uno spirito di rivalsa. Faccio un esempio, e l'altra considerazione che però abbiamo fatto era quella, laddove possibile, di prendere anche dei giocatori che in qualche modo avessero vinto il campionato di Serie B. Quindi mi riferisco a Mauro, mi riferisco a Falco, Lucioni aveva vinto a Benevento, Benuti aveva vinto a Benevento, Scavone aveva vinto a Parma. Quindi no, cioè, è stata scientifica, gli acquisti sono stati scientifici da questo punto di vista. È evidente, e qui torniamo alla straordinarietà, che tutto si poteva immaginare, meno che arrivavi alla promozione. Adesso riprendo il fiato, Corrado, perché io lancio un argomento e se lo giocano Mauro e Schegge, debbono essere Schegge. Mauro, Pierpaolo e Giovanni. Quali insegnamenti si possono trarre dopo un campionato come questo? E soprattutto, quali insegnamenti si possono trarre dopo la notizia di quest'oggi, che il Palermo, per insufficienza amministrativa, chiamiamola così, diciamo che sono trastule finanziarie, hanno truccato i bilanci, hanno truccato per 3 anni il bilancio. Ci sono degli insegnamenti, cioè, questa è il primo insegnamento è che i campionati si vincono con allenatori vincenti e giocatori vincenti. Io sono sempre stato dell'opinione che chi non ha mai vinto niente non ha quasi diritto di cittadinanza, perché il pallone è banale quello che dico, però io sono dell'opinione, siccome ne ho giocati tanti di campionati e tanti campionati l'ho vinti, ti dico che io ho sempre vinto con giocatori vincenti e allenatori vincenti, e questa è la prima considerazione. Il fatto che lui avesse vinto l'anno scorso... Stai attento alle tue spalle, Mauro, alle tue spalle, che c'è Graziana, il fatto che avesse vinto l'anno scorso è venuto a trovarci, ha un significato. Noi abbiamo qui questa bella leccesina. Allora, Mauro, perché voi volevate farlo senza di me? No, senza... no, noi abbiamo chiesto al MUF di non farti entrare proprio nei locali. Questa. Allora, Mauro Vigorito, che cosa si trae come insegnamento da questo campionato e dalla vicenda Palermo? Mauro, per favore, però. Oh, ma è una cosa, quello che ha detto il presidente, è la cosa giusta, nel senso che a livello di risultato è quello che ha detto lui, nel senso fare delle scelte giuste che si incastrino alla perfezione, poi nessuno immaginava questo, però comunque i presupposti c'erano per far bene, perché quando una società lavora in un certo modo e i giocatori, l'allenatore, tutto insieme va nella stessa direzione, è molto più facile ottenere il risultato. Ci sono altre lezioni, Giovanni? Per l'insegnamento della società è uguale, io penso che anche questo, quindi da questo punto di vista, il Lecce possa essere un modello, perché comunque partendo magari da lontano, sta facendo le cose bene, si ottengono anche grandi risultati come è stato qua. Giovanni, che altro dobbiamo trarre come indirizzo? Io dico una cosa, Mauro, giustamente, Mauro, diciamo, non quello buono, quello che sta seduto di là, quello che era un
insomma, ha detto che i campionati si vincono con i giocatori, ed è giusto, con le squadre e con gli allenatori. Però lasciatemi adesso spezzare una lancia a favore, non perché c'è Corri Liguori, ma devi... la società, per me, cioè, ma se non c'è una società sana, se non c'è una società forte, non c'è una società organizzata, campionati non se ne possono più. Mi fai un favore, sì. Se devi spezzare una lancia, spezzala sulle spalle di Mauro Pantano. guarda cosa fa il cambusiere. Ecco, okay. Auguri, auguri per il legge. Auguri, allora brindiamo. Continua Pierpaolo. Pierpaolo, di tu. Beh, è l'esempio, appunto, abbiamo detto, il Lecce può farlo, può essere d'esempio a livello nazionale, perché solo attraverso una programmazione seria e oculata si possono raggiungere risultati. Non è un'equazione sicuramente vincente, perché se no chiunque riesce a pianificare in maniera seria dovrebbe vincere. Non tutti vincono nel calcio, vince solo uno, due ogni anno. Però è quella la strada da seguire. Se c'è una chiarezza di intenti, unità di intenti e un ambiente sano, composto anche dal fattore che io dico sempre, le 4S, società, squadra, supporters e anche stampa, io ci metto sempre, bisogna fare quadrato, un tavolo si mantiene su quattro gambe. E se non c'è questa unione di intenti, tutto diventa più difficile. Noi quest'anno abbiamo detto è finito il campionato, io aggiungo un purtroppo, perché ci siamo talmente tanto divertiti. Per questo Lecce sbarazzino, partito senza l'assillo di dover conquistare nulla, che strada facendo ci è venuta quella corrida? Io voglio fare una domanda a Mauro, sì. Vigorito. Ognuno di noi ha un sogno, un desiderio più forte degli altri. Qual è il tuo desiderio più forte, più sentito? Ma, il desiderio che avevo era quello, ripeto, io sono partito forte, tra virgolette, perché a 18 anni ho avuto l'opportunità in Serie A e poi ho iniziato a girare tanto. L'idea di tornarci è sempre stata quella che mi ha accompagnato in questi 10 anni di... Cioè tu non desideri diventare un portiere? Quello ormai ci ho perso le speranze. Però ti ho detto, riconquistarla e farlo con le tue forze è una cosa che ci tenevo tanto. Ora vedremo comunque. Adesso sarà realizzata dal Libano, dall'Italia c'è qualcuno. Però quello che prima ho detto che tifava Torino mi ha risposto, ha detto non è vero che tifo Torino. Allora, ma ti fa Lecce, dal Libano cosa dice? Niente, ciao, grazie a tutti, dal Libano forza Lecce. Poi c'è una domanda per Mauro, quello buono però, per Vigorito, che dice cosa ti piace di Lecce oltre ai pasticciotti e ai rustici? sai, sono curiosità queste. Il culo il giorno. No, il mare. Il mare che spero di poter godermi presto, perché se smette di piovere è perfetto. Vedi, e a un sardo che piace il mare del Salento. Ma noi di Marcomer. Noi di Marcomer. Però Marcomer mare non ce l'è. Mare non ce l'è. Marcomer hanno le rocce e mare. Beh, allora brighiamo. Il negramaro, il vino. Allora, no, signori, vino. Questo è il brindisi alla Serie A. Prendiamo proprio di alzarci. Andiamo in piedi, anche come ringraziamento. Se ci alziamo in piedi, l'inquadratura, usciamo. Ma perché dite le cose senza pensare? Noi ci alziamo in piedi, usciamo con la testa tagliata. Forza Lecce. Dunque, c'è la domanda cattiva nei tuoi confronti. Sì. Io credo si possa dire che un portiere non ha il tempo, mi riferisco all'episodio incriminato a Cremona, sì. Un portiere non ha il tempo di decidere in un istante se è meglio rimanere in 10 o subire un gol e continuare a giocare in 11. Lì che cosa prevale? L'istinto. Sempre l'istinto. Distinto, perché è una frazione di secondo nel quale pensare è difficile. Già preso dall'errore, l'istinto è quello di cercare di rimediare subito, magari lo fai nella maniera come si è verificata lì, peggiore, perché se poi la partita finiva 0-0 o se magari si fosse vinto, perché comunque abbiamo tanto di vincere. Tu ti sei arrabbiato più per questo episodio o perché poi nello spogliatoio non ti hanno fatto, hanno chiuso il rubinetto dell'acqua, non hai potuto farla? No, mi sono arrabbiato perché non prendeva il telefono, non potevo vedere la partita. No, comunque ti ripeto, gli errori. Ci tengo a dire una cosa su questo episodio qua, gli errori ci stanno, li fa solo chi gioca,
fanno parte del percorso. E in quell'episodio, questa cosa non l'ho mai detta perché poi io non sono ben sento parlare, non ho avuto modo. Dopo quell'episodio là ho ricevuto un sacco di messaggi di positivi, qualcuno negativo, un da sacco parte di chi, quelli di tifosi così? In generale, di tante persone. E, parlavo con Marco Mancoso una sera, dopo la partita che avevamo fatto una cena insieme, di questa cosa qua, io dissi: Marco, avrei voglia di scrivere un messaggio generale per tutte le persone che sono state vicino. Però pensavo anche lui, infatti mi ha dato, era della stessa idea, e allora decidiamo farlo, che queste sono cose che capitano, no? Fanno parte del percorso. Quindi non volevo, cioè io ero il primo rammaricato di quell'episodio, il primo che sapeva di aver fatto un danno in quel momento alla squadra. Però non volevo nemmeno darmi addosso e chiedere scusa, tra virgolette, di una cosa che comunque può capitare. Ci può stare. Ma lo sappiamo tutti, per carità. Posso un altro carino? Ma scusami, sì, no, perché questo... volevo aggiungere una cosa io che è interessante. È anche il regolamento che è un po' cretino. Perché un difensore ha il diritto in tutte di difendere la propria casa, sempre. Ora, dice, ma io lo sapevo perché c'è una regola che dice, ho capito, ma... questa regola di per sé stesso, che non è mai esistita prima di... tu l'hai sempre conosciuta perché sei giovane. Ma io che non la conoscevo... l'espulsione del portiere quando si fa fallo da ultimo uomo. È una regola, sciocca. Sì, sì, mentre ora, per assurdo, se quel fallo fosse avvenuto dentro l'area di rigore, ci teneva a dire rigore, ma non la cretineria di una regola. Se la regola fosse stata varata il giorno prima... No, tu hai ragione. Ma siccome ormai fa parte dell'abito, tu hai ragione, ma è contro quello che è l'istinto del giocatore. Io su questo tema non lo so. Perché ci viene qualcuno senti ancora. Allora, noi Mauro, ma non perché qui o perché voi. Però poi lo abbandoniamo questo argomento perché. Ma bene, no, ma a me allora, noi Mauro è la persona sempre, così come anche Marco Clever, ci hanno dato sempre grandissima tranquillità. Un portiere, ho imparato poche cose in questi tre anni, ma una delle cose che ho imparato è che un portiere si valuta nella sua, come dice sempre il mister, nella sua interesse, nella sua globalità. Anzi, mi preoccuperei se desse insicurezza in tutte le partite e poi facesse le parate clamorose. Invece il portiere, abbiamo visto con Donnarumma, Buffon, cioè queste sono cose che capitano. Mauro, devo dire, ha dato, e anche Marco quando stavamo nel caso, hanno dato una sicurezza veramente incredibile, è stato uno degli artefici del Mauro della promozione. La seconda cosa, riferita alla tua domanda che non è banale, è in psicologia questo episodio, quello di decidere se buttare a terra il difensore o no, viene utilizzato assieme a due altri esempi. Appena faccio gli altri due comprenderete subito la risposta. L'altro è quando un bambino sta giocando a pallone, perde il pallone e va in mezzo alla strada, il bambino, se non c'è l'adulto che lo ferma, è tentato di andare a terra. E l'altro invece, quando uno passeggia e viene aggredito o viene puntata un'arma, la prima cosa che fa è reagisce. E non dovrebbe, sono esattamente due altri esempi per i quali uno dovrebbe stare immobile. Quindi scatta un meccanismo incontrollabile per il quale se uno viene aggredito cerca di reagire, non pensando che se uno ha un coltello o una pistola quali danni potrebbe procurare. Questa è esattamente la stessa cosa. Quando sei nella foga agonistica, eccetera. Non parliamo più di questo argomento, tanto sappiate che la prossima volta questo episodio la prossima volta che succede andrà col piattone. Esatto, Io per il piattone se lo deve far insegnare però da Petriccioli, perché ormai Petriccioli si è specializzato nel gol di piattone. Ecco, adesso siamo arrivati perché della partita io non avrei parlare. È talmente importante quel che è accaduto a fine partita nel senso del risultato. Graziana, sì. Dimmi qualcosa, lo sapevi tu che invece è stato promosso in Serie A? Guarda qui, ti stai allenando? Io mi sto allenando. A che cosa? Però la prima domanda non vale se io so del Lecce in Serie A. Non lo sapevi? Ti no, vedi? Io non lo seguo il calcio, non mi piace. Ma ci veste così perché questa è una campionessa del Carling, no? Quello con la pentola a pressione. Che tirano così, va bene. Allora, sei passato tante volte da Cagliari, come mai non hai mai intrecciato la tua professione con quella del Cagliari? Allora, come ti ho detto, ho avuto la potenza là. Poi... diciamolo subito, a te non piace il cannonau e non ti piace la mano retta. Io bevo e mangio tutto in sapendo. Però io penso che il calcio sia un po' cambiato, anche in pochi anni, perché se 10 anni fa un ragazzo di 18 anni
fosse affacciato alla Serie A come mai è capitato da me, con delle buone prestazioni, per tanti motivi societari, perché comunque ora si cerca di promuovere più giovani, avrebbe fatto più strade in quel momento. Prima invece non era così, c'era il fatto di fare tanta gavetta, di passare dalla C alla B, e per me è stato così, alla fine ti ripeto, mi sono riguadagnato le cose sul campo e forse più strutturante e più soddisfacente. Giovanni e Pierpaolo, ritornando alla partita e quindi ai gol, io mi ero scritto una cosetta così, che Falco è un rifinitore sopraffino, perché è quello che ci ha fatto vedere non solo nella partita contro chi abbiamo giocato, perché io la Spezia, con lo Spezia, ma ci ha fatto vedere che un trequartista rifinitore, un esterno che converge, che tira, straordinario. Mi ha fatti ammattire tutti dalla prima all'ultima giornata. Quando Falco è in forma è imprendibile, palla al piede, ha fatto girare la testa a un giocatore come Mora, che certo non è l'ultimo arrivato, ma che lì in campo... Come Bernardo Provenzano finché non l'hanno preso. Beh, Mora, ripeto, è un signor giocatore. Sì. Ha avuto grandi difficoltà a controllare l'imprevedibilità, ripeto, di Falco, che con le sue serpentine è riuscito a ubriacare i difensori dalla fascia, a mettere quei palloni al centro che dovevano semplicemente essere spinti in porta. Non dico quello di Lavantia, che là è stato bravo l'attaccante a fare quell'avvitamento e a metterla sul secondo palo, ma quella di Petriccioli era lì e non poteva sbagliare. Ma io credo che quella di Petriccioli, che se sembra una copia fotostatica di un altro gol di Petriccioli, noi non possiamo dire, che hai provato molto e molto in allenamento, perché l'allenamento non siamo chiamati a vederlo, essendo sempre a porte chiuse. Corrado, date una regolata. Non c'entra lui, non si vedono più sistemi sui loro. Ma non viene mica l'inviato alla Juventus. Ma se non vedendo gli allenamenti si vince, perché cambiare? No, perché non tutti domandi, perché tutti domandi, quello è preparato in allenamento, perché quel Falco che sta lì, sulla destra decentrato. Petriccioli che arriva da sinistra e convince. Falco ha un talento straordinario. Posso garantire che sono tutti schemi provati, e l'esaltazione massima di queste prove si è avuta nel primo gol a Perugia. Esatto. Quello è stato praticamente l'apoteosi. Esatto. Tu come fai a dire che sono provati? Ti perché presi i ti fai leggere la le... Paolo, chi è il più presente? Il presto è sempre. Perché non fate entrare? Perché mi piace, giusto che guardi. Ma è vero, bravo. Sono dei testimoni che tutto provato. Ma so che non è vero. È vero che quando provano la battuta del calcio di punizione dal limite dell'aria, a te ti mettono a fare la barriera. No, è vero, perché altrimenti non le farebbero. E quindi, capito, sia per l'altezza che il volume, quindi sia in estensione che Giovanni, già la giochiamo noi due questa. Posso, scusami, sul Falco, ma siccome io non sono abituato a scrivere o a parlare con i giocatori, loro lo sanno, solo che ho parlato solo il giorno per dirti... No, lo so, che tu scrivi su Facebook e basta. Ok, sì, infatti. Allora, però io a Falco ho detto una cosa all'inizio del campionato, gli ho detto di seguire alla lettera l'insegnamento del mister, perché il mister è stato sia trequartista che play, quindi era l'unico che poteva dargli il senso. Quando io ho sentito tantissime critiche, anche ingenerose al mister, quando Falco veniva sostituito al 60esimo, anche Falco ha fatto un grandissimo percorso di tenuta fisica, di tenuta atletica, perché quando veniva sostituito al 60esimo è perché non ne aveva più. Beh, nelle ultime 7, 8, 10 partite non è stato mai più sostituito. Ha fatto la differenza. Tiziana è testimone che queste critiche, perché veniva sostituito Falco, le abbiamo fatte prevalentemente noi, dal nostro programma. Sì, no, sì, sì, sì. Ma come? Perché non segui il programma? Non bevi più. Io so che Mauro è critico per definizione. No, stavamo parlando di gente che ha criticato. Ho sempre pensato che chi vince l'anno scorso... Beh, su Liberani non c'è stato. Ragazzi, ma Liberani ancora deve imparare i cambi. Liberani è un grande allenatore, perché allenare significa migliorare le prestazioni. Tu lo sai che io sono un allenatore di principio. Sì, però Mauro, ti posso dire una cosa, ma sai che ti voglio bene? Che in 3 anni
Sì. Ha preso la Ternana e ha fatto 8 vittorie e 4 pareggi e una sconfitta. Perché non è mica, perché non è mica fesso. Poi ha vinto 2 campionati consecutivi, come fai a dire? No, io dico semplicemente che nei cambi deve crescere, deve maturare. Quando tu pensa, avremmo stato io, io ti dico che piano piano lui diventerà uno tra i titolari. E porta il Lecce in centro. E porta il Lecce in centro. Sentiamo, vediamo di conoscere Mauro Vigorito un pochino anche nella sua quotidianità. Tu sei sposato, hai dei figli grandi ormai, Cristiano? No, sono fidanzato da 11 anni. Fidanzato da 11 anni? Scusate, sì, io credo di te. Contro chi ti sei fidanzato? Con una sarda. Ah! Di dove? Sindia. Moglie vuoi dei paesi tuoi? Sindia, Torrone. Paese Pietro Paolo Pietro. Sì, conosciamo bene Sindia. Sindia è tra Macomer e Rebosa. Esatto. Tant'è che tra i natali dati da questo paesino, Sindia, importanti, c'è il professor Zedda, direttore, ex direttore del CNEL ed ex insegnante, mio insegnante. Va bene. Volevo dire una famosa marca di Mirto, no? Zedda Pires. Zedda Pires. No, Zedda è un cognome. Sì, è cognome. E poi Mirto, mi dispiace averlo dire, ma il Mirto è quello che fa mio cognato, non quello che fa Zedda. Allora, invece il Mattia potevi portare il Mirto. Ma quello l'ha portato lui, questo poveretto. Giovanni, dica. Io sono convinto che la Mantia sia bravo, sì, ma soprattutto un furbacchione, perché i gol che fa, e li fa quasi tutti di testa, per esempio quello di domenica, che cosa fa? Fa due passetti furtivi come una volta, all'indietro, in modo che il suo marcatore rimane spiazzato. Allora questo è bravo, ma perché è furbo? Gli ha preso il tempo nettamente, l'assist era proprio a pennello, lui ha anticipato bene il difensore e come hai detto prima in torsione l'ha messa dove il portiere non arrivava. Chiaramente la Mantia quest'anno ha 17 gol. Però è stato bravo, cioè, a liberarsi, praticamente ha evitato la marcatura facendo due passetti. È stato bravo nel suo movimento a centro area, quindi si è mosso bene ed è riuscito ad anticipare il suo diretto controllore. Quindi non li fai 17 gol in Serie B se sei un qualunque, quindi la Mantia credo che sia stato il suo record stagionale, no? Non li ha mai fatti, no? Era 13 con l'Entella, l'anno 21 ne farà qualcuno. Contro il Cosenza l'aveva eguagliato. Quindi insomma, è chiaro che qui stiamo parlando di Mauro Vigorito che difende la porta, la Mantia che segna, di un Taxidis, di un Falco, di un Petriccione che rifinisce, di un Mancosu che dà sostanza e qualità centrale. Quindi insomma, diciamo che questa è stata una squadra, e faccio complimenti alla società, veramente una squadra ben allestita per questo campionato, e che sia questo un buon viatico per il prossimo allestimento, per la prossima squadra. Ne parliamo nell'ultimo. Voglio dire una cosa, la crescita di Meccariello e la grandezza di Lucioni, che facciamo? Li lasciamo da parte? No. Lucioni è stato quello che Lucioni ha dato dignità a una difesa che prima, senza Lucioni, era una difesa sgangherata. Mi devi scusare, Mauro. No, la verità, si è preso troppi gol nei primi 10 minuti. Mauro, abbi pazienza, devi seguire. Corrado, scusa. Come vi state organizzando? Avete già iniziato? Ovviamente a pensare al prossimo campionato. Nel modo più assoluto. Si conservano tutti. Noi adesso ci siamo presi lavoro stamattina con Saverio, dobbiamo goderci questa condizione. Quindi faremo 10-12 giorni di riposo assoluto, non vogliamo assolutamente pensare a quello che sarà, adesso dobbiamo viverci questi 10 giorni di feste. Però avete già la sensazione di quale sarà il malloppo che entra facendo la Serie A? Assolutamente non c'è, è un ragionamento che non stiamo facendo. Se avessimo pensato a questo, ai malloppi, credo che... Per adesso abbiamo soltanto nella mente i circa fra i 15 e i 18 milioni di euro tirati fuori in questi 3 anni. Questo lo abbiamo ben in 3 anni quanti? Fra i 15 e i 18 milioni. Come che a me non avete dato niente? Perché ormai non c'era neanche da comprare i gelati. Però Corrado, permettimi, scusami, c'è una priorità che riguarda lo stadio.
lì non dipende direttamente dalla società, lì però siamo stati chiari, c'è un'urgenza. Noi abbiamo un presidente che come quando esprime la sua opinione, la esprime a nome di tutti, quindi abbiamo la fortuna di andare tutti d'accordo e di parlarci prima. Il presidente è stato chiarissimo ieri: se dovesse accadere che i soldi dello stadio li dobbiamo mettere noi, ovviamente li dobbiamo togliere al progetto del club. Esatto. Questo è chiaro. Quindi perché la coperta... No, invece, scusa, ovviamente li dobbiamo togliere dal progetto del club. Chiaro. Quella è la coperta. Questa coperta è la divisa da una parte. Se dobbiamo fare lo stadio, cioè adesso abbiamo sentito la regione che dà la disponibilità, il comune dice a seconda categoria parliamo, benissimo. Se dovessimo alla fine rimanere soli ed essere quelli che devono spendere 6, 7, 10 milioni solo per lo stadio, vanno tolti al progetto del. Questa è la terra del parliamo. Le cose bisogna farle. Ma il tempo stringe. Tiziana! Questo è un scarso di pubblico. A parte che si chiama Graziano. No, però scusate, capito. È la seconda volta che lo chiami Tiziana. No, capito, se non con la Paolo parlo io, cioè il tema difesa. Allora, Fabio è un grandissimo giocatore, un grandissimo difensore. Quando si è deciso di comune accordo di non cedere gli usini del Sassuolo per farlo rimanere qui, eravamo consapevoli quanto lui che la sua presenza sarebbe stata fondamentale per la promozione. Però devo dire che se non possiamo togliere nulla, quando sono stati chiamati in causa, Marino ha fatto dei partitoni, Riccardo. Oh ragazzi, noi, allora, volete sapere dal mio punto di vista qual è stata la partita vera? La vittoria di Perugia. A Perugia sfido chiunque, noi abbiamo in organico 8 difensori, noi a Perugia eravamo senza 5 difensori di ruolo e nel durante si è infortunato il sesto, Marino. Quando ha fatto giocare Arrigoni, difensore centrale, Riccardi che non. Ragazzi, Riccardi è entrato, ha esordito quest'anno, dopo un anno dal crociato, nelle condizioni peggiori, cioè senza difensori, col terreno bagnato sotto il divuto lì, oppure venuti che dovuto giocare a sinistra. Ti fermo perché il concetto è chiarissimo, abbiamo le mail, la gente che ci ha scritto, Giovanni. No, ma io prima di ma lo sanno che stavamo al MUF, sanno al MUF, apri poi dopo che avete fatto studi di serie tu Corrado soprattutto, si dice la MUF o il MUF, è come il VAR e la VAR. La Scandinavia è Scandinavia o Scandinavia? Ma allora se l'interpretazione vinci la pigrizia, cioè sono... piscina è la MUF perché l'acqua è femminile, pure la palestra è femminile, la palestra è femminile, quindi la MUF. Io invece lo identifico come benessere, quindi metterei il MUF al MUF. Ah, sì. Verso il benessere, tu sei d'accordo? No, sì. No, lui è stato femminile è meglio. Allora, dimmi. Grazia, ti stai allenando per che cosa in particolare? Per i campionati italiani. Ma avete comprato le pennelle? Non dici di che sport? Ma se non dici di che sport? Non di curling. Curling, no! Di curling! No. Dai, dillo tu, Grazia. Ti stai allenando per cosa? Per i campionati italiani? Ma di che? Per i campionati italiani di nuoto, dove io voglio vincere una medaglia ai 100 delfino. Brava, Grazia! 100 del anzi, tizio. Non è meglio i 50 del tonno che ti ci fai su una frisa che ti ricordo. Ma allora, scusate un attimo, ma prima delle mail volevo così ricordare anche quei giocatori, perché abbiamo parlato di chi è arrivato a gennaio, ma volevo ricordare pure di Checco Lepore, volevo ricordare gli Armellino e tutti quei giocatori che hanno iniziato questa avventura, ma che poi l'hanno interrotta. Rimangono nella storia del Lecce. Cioè no, volevo sapere che cosa ne dice. Fate certi che il giorno, un minuto dopo no, perché si direi una bugia, ma un paio d'ore dopo queste persone che ho nominato hanno ricevuto un nostro messaggio dove le ringraziamo, tra l'altro l'Ecola mi hanno anche giocato, almeno ha fatto un gol importantissimo. Avete fatto, non avete fatto come fece la Juventus con Del Piero, che manco gli disse grazie e arrivederci, e si chiamava Del Piero. Queste cose vanno dette, scaturano, perché viene fuori la signorità della gente. Oggi è 13 maggio.
ricorrenza. Quindi mi piace questa cosa. Durano mi ha scritto e mi ha chiamato la mattina stessa. Tu devi vincere, ah, questa è una bella cosa. Il centro del Fiore. Ma è testimonianza del gruppo, no? Che c'era e c'è. Benissimo. Allora, mail ci scrive Rasputino. Il piccolo Rasputin. No, sputo, non sputo piccolino. No, Rasputin, quindi c'ha già la barba. Il piccolino però c'ha già la barba, capito? Allora, da Castro ci scrive: tutti bravi. Società, allenatore, giocatori, tifosi, adesso datevi da fare. Vogliamo una squadra che punti alla salvezza con buone possibilità di conquistarlo. Quello adesso che vuol dire? Adesso no, beh. Adesso datevi da fare. Cioè, voi finora abbiamo scherzato. Questo Rasputino, sono un po' però, così. Ampiamente l'hanno. Io sono a scuola Pantano. No, no, vabbè, però mi pare di interpretare adesso, non diciamo, dare retta a quelli il desiderio che portano sulla cattiva strada. Dei tifosi, insomma, di costruire. Prima della seconda. A tavola tu come? Che cos'è che ti piace mangiare? I pasticcioni. Ma cosa preferisci? Primo, secondo. No, mi passa. Con Urgione si mangia volentieri. Molto volentieri. E dove vai? La Nusea a mangiarti? No, ma com'è? La mamma anche lì. Sì, la mamma. E quando li fa la mamma? La mamma. La domenica. Il giovedì. Sì, prima la domenica perché la vado, adesso la mamma è in pensione, quindi quando torno. Quindi la domenica. Ma poi lui la domenica non c'è, quindi. Ma interessa a me. E a che ora? Alle 2, tardi, sempre tardi. Quindi Giovanni, alle 2 dobbiamo stare a Macomer. Domenica alle 2 siamo a Macomer. Domenica alle 2 stiamo a Macomer. Un giorno se poi. Maialetto? Eh sì. Un po' di mio. No, io anch'io magro perché dopo non mi piace. Come lo fa la tua mamma il maialetto? A casa? No, dire che lo fa come Giovanni fa il maialetto. Angolo, è lui che fa il maialetto. Sono proprio io che sono a casa, purtroppo nel suino. Forno, però capita che magari si va in tanti posti, comunque abbiamo tanti montagne, posti dove si può. A su Colomone? Sì, sotto con la tesa. Dice, ma su Colomone? Si può fare anche, cioè, col giro arrosto bene sottoterra, col sottoterra, viene aromatizzato il maiale. Pensa che Pierpaolo Sergio dimmi. È talmente grotto di maiale che l'ultimo lo ha mangiato vivo. Cioè, lo ha battuto con un macete e l'ha mangiato vivo. Sì. Allora ci scrive Donato, il nostro fedele. No, lui, Donato lui. Non poteva mancare. Anche il mio cane si chiama Donato. Il mio cane. Ecco, hai pure un nome del cane. Oltre che di un cavallo. Oltre che del cavallo, adesso. Lo chiamo così perché il nome è bellissimo. Benissimo, Donato. Allora dice: ho brindato a Gazzosa perché lo spumante mi fa starnutire. Vale lo stesso? Qualcuno parla già di Europa League. Stiamo calmi. Il nostro scudetto è la salvezza, vero professore? Qui professore sei tu. Io ti dico che questi ragazzi, se la squadra non verrà sconvolta, nel senso che può capitare, però sono ragazzi che meritano, molti di loro, chiaramente ci sarà da migliorare qualcosa, ma molti di loro meritano effettivamente. Per il bene del comune va bene tutto. No, veramente meritate questa soddisfazione di provare la Serie A. Perché io sono convinto che la Serie A è una di quelle cose che quando l'hai acquistata, se il ragazzo ha temperamento, ha carattere, non la vuole lasciare. Allora, l'ultima mail ci scrive Salcedonia, da Novoli. Cosa ne pensate di mantenere la stessa squadra e 3 rinforzi, uno per ogni reparto? E per lo stadio servono 2 grandi tabelloni, uno per ogni punta. Torniamo al discorso stabile. Ma il problema è che non riguarda la società, credo. Dobbiamo ragionarci. Ci si deve pensare sullo ecco, dobbiamo parlare. E sui rinforzi che cosa diciamo? Sui rinforzi che diciamo? Rinforzi per lo stadio? No, per la della squadra. uno per ogni reparto. Allora abbiamo detto uno in porta, sempre un rinforzo in porta. Uno in porta perché lui va a Cagliari. Fammi dire una cosa interessante. Fammi dire una cosa interessante. Matematicamente salvo. Io chi lo dice? Avevo, te lo dico io perché non lo dicevo io. Lidl diceva sempre: quando tu vinci un campionato, lui lo vince a Varese, portò il Varese in A. Quando vinci un campionato, conserva molti di quelli che hanno vinto, perché quelli che hanno vinto lotteranno fino alla morte e non retrocederà. Perfetto, da quel momento in poi Lidl non ha vinto più niente. Ha vinto per l'applicazione di queste teorie, dai. No, le mail sono finite, poi abbiamo la schedina in chiusura.
me sono finite la scrivania. Intanto no, dobbiamo fare gli auguri a Graziana che va a disputare il campionato italiano. Sì, mi sto facendo la cuffia personalizzata con scritto Serie A. Senti, ma brava. Così è sicuro che prendo la medaglia. Però in che vasca nuotate? Da 50. Da 50. E i bracciali sono ammessi o no? Giallo, uno rosso. Perché se non ti servono te li facciamo dare a Mauro. Mauro stava annegando nella piscina, 40 centimetri. La piscina dei piccoli. Allora, visto e considerato che stai parlando, quando sono venuto a Lecce ho fatto un corso di nuoto perché non c'era un senza imparare niente. Per conto della FIN, perché non c'era un insegnante di nuoto. Le volte quando arrivato a Lecce senza... non c'erano le piscine ancora. Non c'erano neanche le piscine. C'era solamente una piscina. Per che inaugurammo a Tre Punti. Questo è vero, perché questo... anche Quinto Ennio, il poeta, entrando dall'Asia Minore, non trovò le piscine. Non trovò le piscine. E disse, me l'aveva detto Mauro Pantani, ma non ci credevo. Nel 1929 le piscine non c'erano ancora. Io sono venuto nel 70. Vabbè ragazzi, siccome questa trasmissione è andata un po' così, è andata la prima guerra mondiale non è ancora a quelli che stavano prima della legge Merlin. Io volevo fare, se mi permetti Gavino, una domanda a Corrado. Perché oggi ma il mio posto è sempre zitto quando mi fa la domanda. No ma non sono mai cattivo, è lo pericolosissimo. Anzi, no ci mancherebbe, te la faccio perché oggi tu sei dirigente del Lecce, però 7 anni fa eri un tifoso. 7 anni fa il Lecce usciva dal Bentegodi tra le lacrime di tutti i tifosi che applaudivano quella squadra che era retrocessa sul campo. Poi sappiamo cosa sarebbe successo in estate. 7 anni fa avresti mai lontanamente immaginato di vivere un'avventura così entusiasmante? Nel modo più assoluto. Però era un tuo sogno, dai. Era un mio sogno da piccolo, questo è verissimo. Sono convinto prima o poi l'avrei realizzato, però non in questa fase della mia vita. Quindi diciamo è scattato un meccanismo, è stata stranissima, lo raccontavo ieri a un collega della carta stampata che è uscito stamattina. È stata una cosa stranissima perché io nel momento in cui ho visto che non ci avevamo neanche qualificati ai playoff, stavo partendo con un ragionamento tutto mio, poi non c'è. Saverio stava partendo con un progetto suo. C'è stato un amico che comune, io e Saverio ci conosciamo da piccoli, però era un periodo che avevamo un po' pezzi di vista. C'è stato un amico comune che ha fatto sì. In un ristorante a Torino. Eh? In un ristorante a Torino. C'è stato un amico comune che ha sollecitato questo incontro, l'abbiamo fatto, le idee mie e sue rimangono al 100% e quindi abbiamo detto inutile sprecare energie. È scoccata la scintilla. Grazie ancora del cuore Giovanni, io chiuderei con te. Allo stadio per la partita di chiusura, io la definisco dell'apoteosi finale, c'erano 25-30 mila tifosi. La gente ha sgomitato per acquistare italiani. Dove erano questi 20.000 in più di domenica nel corso del campionato? Perché oltre i 10, 12, 15.000. Ma sai, ci sono le implicazioni. Ci sono i tifosi dell'ultimo momento. È chiaro che la partita era di cartello perché significava andare in Serie A. Questo, nonostante la bella giornata, ha richiamato tanta gente allo stadio. È vero che comunque i tagliandi si erano esauriti già da quasi una settimana prima, però ci auguriamo di vedere in Serie A ogni domenica allo stadio. Anche questa domanda mi piace moltissimo, Gavino, perché poi riguarda proprio io ho le idee. Io ho detto Paolo perché Pietro senta. Sì, è chiaro. Allora, hai toccato un tema delicato ma altrettanto importante. Noi, questi famosi 7 anni, tornando alla domanda di Pierpaolo, Pierpaolo che è stato in diverse conferenze stampa mia, conosce bene questa cosa che sto per dire. Noi in quei 7 anni noi abbiamo perso tutta la nuova generazione di tifo, perché il tifo, la fede si costruisce fra i 9 e statisticamente provato, che fra i 9 e i 16 anni uno si costruisce il credo calcistico. Se tu manchi dalle categorie che contano, tra i 9 e i 16 anni, tu inevitabilmente vai a finire nelle braccia della Juve, dell'Inter, del Milan, del Napoli, della Barcellona, Milan, Real Madrid, del Napoli, della Roma. Esatto, così lo vedrete quando confronteremo queste squadre, sentirete a qualche gol, sentirete il gol. Sicuramente. Quindi che cosa è successo?
che noi non abbiamo potuto effettuare in quei 7 anni di cambio generazionale. Purtroppo ci sono molti tifosi storici che sono diventati ancora più anziani, qualcuno che purtroppo è andato in meglio vita, quindi è inevitabile, questo ricambio generazionale non si è creato. Allora, non ti meravigliare del fatto che i 20.000 dove erano, il percorso che abbiamo iniziato noi, molto sottile ma importante, è stato quello di cercare piano piano di passare dai 2.500 abbonati che abbiamo trovato ai 10.000 che ormai da 3 anni rappresentano un sotto di 1.000. Solo tu puoi rispondere però a questa domanda perché siamo in chiusura. Avete attivato parecchie iniziative, l'ultima per esempio con le Forze Armate. L'ultima con le Forze Armate, l'abbiamo fatta la settimana prima con la Guardia di Finanza, ne abbiamo fatte tantissime, poi qualcuna viene più pubblicizzata, qualcun'altra meno, con l'università, cioè tutta una serie di cose. Però la cosa più bella da questo punto di vista di quest'anno è stata la fila che è stata fatta dai 7.000 abbonati per il regalo della felpa. Ieri abbiamo visto mezzo stadio tutto di giallo rosso con questa felpa, e posso già anticipare che è mia intenzione muovermi immediatamente per fare la campagna abbonamenti nel più breve tempo possibile, e ripetendo questo discorso dell'omaggio all'abbonato, adesso non so, so quale sarà, ma non lo posso dire, quindi lavoreremo sempre in questa direzione. Noi siamo una società al servizio e al supporto della nostra gente. Quindi dopo questa promozione il piccolo Vigorito è diventato vigoroso. Allora, senti, c'è stato un momento in questo campionato, questa è la domanda di chiusura, in cui avete avuto qualche dubbio sulla positività dell'esito finale? In quale circostanza? Io no, perché comunque è stato un crescendo, è stato un percorso. Quando lui prima ha detto che è un peccato che sia finito, sono d'accordo, perché noi come la gente all'esterno ci siamo divertiti tantissimo a affrontare questo campionato. Merito del mister, che io ritengo l'artefice più grande di questa promozione, per quello che ci trasmetteva tutti i giorni. Quindi per noi era veramente un susseguirsi di prove, di mettersi alla prova, di andare a affrontare. Non eravamo mai negativi sull'esito positivo, anche perché già di per sé. Non negativi, qualche pensiero che potesse. Però già di per sé è stato un campionato straordinario per come si è sviluppato, per come è cresciuto. Il mister ha detto una cosa molto importante in una riunione prima dell'ultima partita. Ha detto: noi abbiamo fatto così straordinario, oggi possiamo fare la storia. E l'ha detto anche pubblicamente, e questo quindi non è stata ripeto, noi eravamo consapevoli che stavamo facendo tutti bene, eravamo anche consapevoli che magari quel bene, se non avessimo scritto la storia, magari sarebbe svanito nel tempo. Quindi no, mai negativi, anzi sempre con la voglia appunto di rimanere comunque nella storia di questa società. No, arriverà un momento in cui apprenderai i guanti da portiere al chiodo. Cosa intendi fare dopo? Bella domanda, non so se vedo che tanti miei colleghi poi rimangono nel calcio, non so se lo farò anch'io, se avrò ancora voglia, non ci penso, perché comunque ho 29 anni, quindi non ci penso. Dopo vediamo. E gli facciamo gli auguri perché ha 29 anni. Ci fa fra 10 giorni. Almeno 10 anni altri. Bravo. Giovanni, che cosa possiamo dire se non ringraziare? Grazie. Possiamo solo dire grazie per le emozioni che ci hanno fatto vivere, per le soddisfazioni che ci hanno regalato. Grazie a voi. Solo grazie si può dire. Grazie davvero e grazie per essere stati qui con noi stasera. Lo so che è una penalizzazione pesante. Ma volevo ringraziare con l'occasione, lo faccio sempre, di ringraziare, perché se noi siamo riusciti a centrare questo obiettivo insperato e fantastico, è merito di tutti, dalla proprietà, lo staff tecnico, i giocatori, i tifosi, ma anche la stampa, perché comunque se si crea, come ha detto Pierpaolo, questo connubio, questa sinergia fortissima, e si rema e si va tutti nella stessa direzione, le critiche sono sempre ben accette, purché siano positive. Poi è chiaro che il bicchiere può essere, alcuni lo vedono mezzo pieno, alcuni lo vedono mezzo vuoto, però comunque devo dire quest'anno a tutti i livelli c'è stata una grandissima comunione di intenti, e quando si verifica questo i risultati non possono che arrivare. Chiudiamo con gli auguri più cari per Graziana che va a fare il campionato italiano. Va bene tutto. Voglio dire, ma siccome Paolo Pantani mette, fa rotolare un sacco di sciocchezze, dice. È una sciocchezza quello che mi ha detto oggi Corrado, che tu avevi un dritto nel tennis formidabile, cosa che Federer era preoccupato. No,
mi federerò col quadro, no. E la verità è che è vero che io mi sono sempre allenato poco dal punto di vista atletico e mi sono sempre rullato sulla tecnica, questo è verissimo. È vero anche che sul più bello mio padre ha preferito farmi proseguire gli studi in una certa maniera, quindi, però devo dire col senno di poi probabilmente non farei, non svolgerei il lavoro che svolgo. Aggiungo un'altra cosa, che il fratello non riconosce le sue qualità. Io posso testimoniare che Corrado è bravissimo, perché io l'ho visto in spiaggia con il racchettino. E si vede che va. Suo fratello, dice sempre che il migliore di casa. Ci vediamo il prossimo anno. Grazie a tutti. Arrivederci. Tu continua. Grazie. Grazie a voi. Grazie. Scappa a piazza. Sì, arrivederci.